Oggi vorrei parlarvi di un libro che in queste vacanze mi ha tenuto compagnia. Il libro si intitola Corpo di pane. Sì, come il tema di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, la letteratura del corpo, da cui abbiamo tratto delle informazioni utili per la vita di tutti i giorni. Come può la letteratura darci informazioni utili per la vita di tutti i giorni? Sì, il corso continua e oggi con un autore di attualità, Elisa Rotolo, autrice di Il corpo di pane. La prima volta che ho letto il libro di Elisa Rotolo era proprio in prossimità delle vacanze di Natale. E devo dire che l'impressione prima di questo testo non è stata per nulla piacevole. Le poesie, perché si tratta di una sindoce poetica di Elisa Rotolo, danno una sensazione per nulla piacevole. Le immagini che la poetessa porta avanti per il lettore sono immagini molto impressionanti. La sindace è divisa in due sezioni: il corpo e il dolore, il corpo e l'amore. Sembra che tutto è portato alla estremizzazione dell'emozione come del sentimento, così come dell'espressione. E questa estremizzazione si concretizza in immagini forti legate al corpo, la macerazione del corpo, le ferite, proprio immagini che ti colpiscono e giungono allo stomaco. Anche l'amore è rappresentato così con immagini molto forti. Per Elisa Rotolo, l'amore è il cucire l'altro nella propria pelle, una espressione molto fisica. Questo titolo, Corpo di pane, fa pensare certamente a qualcosa di evangelico, Cristo che si è fatto corpo e poi è diventato pane, pane per tutti noi, l'Eucaristia, in modo tale da averlo sempre dentro noi. Ma non c'è nulla di evangelico e neppure di Dio nelle parole di Elisa Ruotolo. Le sue parole sono esattamente l'istrizione nel corpo della vita. Cosa intendo dire? Elisa si domanda perché noi siamo corpo, ma un corpo che non abbiamo scelto. Non abbiamo scelto quale corpo prendere, quando finire di essere questo corpo. Dobbiamo vivere le esperienze del nostro corpo, che siamo noi, ma senza poter scegliere quale vivere. Il dolore, l'amore, sono tutte esperienze che si iscrivono nella nostra pelle in maniera determinante, ma allo stesso tempo esperienze che diventano noi, anche se non le scegliamo. Questa scelta da parte della poetessa di porre le poesie non in ordine cronologico, sulla base della data, insomma del periodo in cui le ha scritte, ma in ordine tematico, determina una dicotomia importante. Amore, dolore, dolore, amore. Che quando tu le leggi, proprio nelle espressioni, naturalmente quando parla di dolore, utilizza delle espressioni forti, delle immagini più crude. Quando parla di amore utilizza delle espressioni più dolci, delle immagini più calorose, che portano calore. Questa dicotomia mi è venuta in mente quella che la società ci impone, di essere felici quando occorre essere felici, anche se il nostro cuore ci dice di essere tristi, anche se noi siamo tristi, ma di essere anche tristi quando la situazione richiede tristezza, anche se il nostro cuore ci dice di essere felici. Ecco,
E Lisa ruotano con una retorica perfettamente funzionale all'obiettivo di imprimere un segno nel cuore di chi legge, riesce a ricordarci sempre di essere ciò che siamo, indipendentemente da ciò che la società vuole che noi siamo. Non esiste accettazione per Elisa Rotolo e neanche compromesso. Tutto è con estrema originalità espresso all'ennesima potenza. Nella dicotomia tra amore e dolore sta il corpo è l'emozione. Se devo pensare al pane, corpo di pane appunto. Mi viene in mente sicuramente una donna che impasta il pane. La poesia di Elisa Rotolo è molto al femminile, ma mi viene in mente anche la favola dei fratelli Grimm, che con piccole mondicine di pane cercano di rintracciare il sentiero per non perderlo. Ecco, le poesie di Elisa Rotolo mi sembrano piccole mondicine di pane lasciate per noi lettori che vogliono portare a una sede ben determinata. Quella sede è il ricordo che noi siamo corpo e anche l'emozione è corpo. Un corpo che mangia, che si impasta, che viene poi fagocitato, deglutito, digerito e antivacuato. E così le emozioni che ci danno energia, come il cibo di cui noi ci nutriamo, vanno mangiate, digerite e poi evacuate, ma esse rimangono noi stessi, così come nel transito della vita. Vi lascio con una poesia tra le preferite forse della sindrome di cui oggi ho parlato, ma che non è certamente la preferita perché non si può scegliere la preferita dal momento che sono tutte davvero, davvero straordinarie. Controllo questo mio corpo mentre lo guardo e lo sfioro. Su di esso non vi è potere o diritto. Ho la libertà del latte versato e della polvere esplosa dai petardi cattivi. Mento come i piccoli di ogni specie. Capelli e unghie crescono senza che io voglia. Posso forse gridare fermatevi ed essere obbedita? Posso forse chiedere alla carne che resti antica, bambina, e ti aspetti, semmai, a dirsi adulta? O chiederti il favore di fare il vecchio e il giovane, cuore mio? E andare avanti senza controllo, a freni recisi, cercando dimora nello schianto.